caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi, i giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Bologna e Internazionale di Milano. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, un saluto a tutti. Non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. Ecco le formazioni delle due squadre. La partita è iniziata. Palacio. Verdi. Provano a ripartire da dietro. Maglietta. Palacio. Verdi. Palacio. Un po' di indecisione sul da farsi. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Palla messa fuori. Sarà tiro dalla bandierina. Colpo di testa, occasione fallita, è stato sfortunato qui. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro in porta. Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. Candreva. Prova il filtrante. Conclusione. Ottima parata del portiere. Grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. Non aveva scelta in questa occasione. Verdi. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Bella rete di passaggi. Palacio. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Brozovic, di forza. Ecco un'occasione di contropiede. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Palacio. Qui marcatura asfissiante. João Mario prova la verticalizzazione. Occasione per il contropiede. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ci mette il fisico. Poteva essere e con un contropiede questo interessante questo. Peccato. Cerca il numero. Cerca spazio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Masina. Palacio. Masina. Bella serie di passaggi. Palla giocata alta sulla fascia. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco.
Primo tempo che si conclude dunque qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Pallone alto e lungo sulla fascia. Palacio. Poli. Decidono di giocarla all'indietro. Lungo passaggio in avanti. Poli. Perisic recupera palla con un ottimo intervento. C'è l'opportunità per il contropiede. Cerca di allungare il gioco. Nagatomo scatta verso il pallone. E passa! Cross di Nagatomo. Mauro Icardi riceve la palla. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Il Bologna sembra voler fare le cose con calma. Poli. Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. Brozovic. João Mario. Perisic. João Mario. D'Ambrosio. Candreva. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Ci mette il piede e conquista il pallone. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Palacio. Safir Taider. Prova a giocarla in profondità. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Prova a destro. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. La mette in avanti. Nagatomo. La squadra ora deve salire se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma, che idee ti sei fatto sulla partita di oggi?